Amici di Antenna Sud, buonasera dalla suggestiva location di Masseria Martuccio in Mesagna e qui in questo momento si svolge la cena natalizia degli sponsor della Virtus Francavilla, tutti coloro che contribuiscono ad arricchire il progetto biancazzurro del presidente Magri, una serata che il numero uno biancazzurro ha voluto fortemente e anche Antenna Sud ha voluto partecipare con il gruppo editoriale Dissante da sempre vicino alla Virtus Francavilla e media partner della formazione biancazzurra. Allora facciamo un viaggio, andiamo ad ascoltare adesso un po' di voci della serata. Allora, presidente Magri, una location di classe per una serata importante, no? L'abbiamo rimarcato anche nella nostra presentazione, è una serata importante per la Virtus Francavilla a cui il presidente Magri tiene tanto. Sì, sicuramente, e tra l'altro ritorniamo a fare in presenza un evento che eravamo abituati a fare due volte all'anno, uno a Natale e uno in estate subito dopo la fine del campionato. Poi col Covid purtroppo non è stato possibile, insomma, ritrovarci tutti insieme, adesso finalmente riprendiamo a vederci. Sono oltre 100 le aziende partner del progetto Virtus Francavilla, questa sera ne abbiamo una grande rappresentanza, alcuni poi purtroppo non sono potuti essere presenti, però siamo in tanti ed è veramente un grande piacere essere qui tutti insieme, insieme chiaramente a tutta la squadra, allo staff tecnico, allo staff dirigenziale, e quindi sono veramente contento di questa serata. Presidente, tutto un motore, no, che si muove attorno a Virtus Francavilla, lo abbiamo detto tante volte, senza questo grande aiuto da parte della città, anzi Francavilla forse è una delle poche piazze che può vantare un bacino così importante. Sì, diciamo che non c'è solo la città, ma sono aziende di tutto il territorio regionale, tante sono anche della città di Francavilla, quindi vuol dire che il progetto Virtus è un progetto capace di attrarre comunque investitori, è un progetto che mette insieme tante aziende che sviluppano anche partnership tra di loro. È un progetto che interessa perché non è solo la Virtus Francavilla prima squadra, dietro c'è anche tanto altro, abbiamo oltre 400 tesserati partendo dalla prima squadra fino alla scuola calcio, ma abbiamo 24 società affiliate al progetto Virtus Francavilla che sviluppano insieme circa 3.000 tesserati, quindi è un bacino importante anche dal punto di vista commerciale per i nostri partner che sicuramente vogliono investire nel nostro progetto. Presidente, prima entrando Calabro, soffermandosi con qualche persona qui fuori, ha detto il meglio deve ancora venire sul campo. Ma ce l'auguriamo tutti, insomma. Per fortuna è arrivata questa vittoria, insomma, alla vigilia di questa giornata ci tenevamo tanto anche per rendere questa giornata piacevole proprio dal punto di vista, diciamo, del nostro umore che cambia a seconda dei risultati, quindi è arrivata questa vittoria sicuramente sofferta, non facile, ecco, però erano importanti tre punti, così come lo saranno importanti venerdì contro la Turris, però oggi ci godiamo intanto questa serata insieme a tutta la squadra, insieme allo staff, un po' di serenità che sicuramente ci vuole in questo momento e speriamo che sia di buon auspicio per il futuro. E siamo con il nostro editore di Antenna Sud, Domenico Dissante, da sempre vicino alla Virtus Francavilla, da sempre vicino a media partner, passione biancazzurra, partita in chiaro, Antenna Sud e la Virtus Francavilla un binomio vincente. Sempre, non si può non stare vicino all'amico Antonio Magri, non si può non stare vicino alla società del Francavilla, insomma, la società penso che merita tanto la città, non è facile mantenere una società in Serie C a Francavilla, Antonio la fa veramente con tanto entusiasmo, con tanta passione, quindi un plauso veramente a Antonio per come porta avanti questa società. Non solo Antenna Sud, diciamo proprio tutta la famiglia Dissante vicino alla Virtus Francavilla, no? Sì, siamo tutte le nostre aziende, siamo vicino alla Virtus, ripeto, non solo tutte le aziende, ma compreso l'azienda Antenna Sud, perché come abbiamo visto anche quest'anno, insomma, facciamo tutte le partite in diretta della Serie C e quindi sono 42 partite in diretta che anche quest'anno faremo. È uno sforzo notevole, veramente devo dire un ringraziamento a tutti i nostri giornalisti, grazie a te, grazie a tutte le persone che seguono, a tutti i nostri operatori per far sì che ogni domenica, insomma, possiamo dare queste partite in diretta
lo facciamo col cuore, lo facciamo con la passione, diamo la possibilità a tutte le persone che ci ascoltano, insomma, di farlo poi a costo zero, perché non devono pagare nessun abbonamento. Quindi noi diamo tutte le partite in chiaro, anche l'ultima partita di ieri di Foggia Turris, abbiamo avuto degli ascolti incredibili, anche essendo in orario un po' particolare, 12:30 ieri mattina. Quindi continueremo a farlo ancora, come abbiamo fatto sempre, sempre, ripeto, grazie all'aiuto di tutti voi, e vedremo poi l'anno prossimo che cosa succede. Grazie al nostro editore Domenico Di Sante. E siamo con un ospite illustre, il vicepresidente della Virtus Francavilla, Tonino Donatiello. È una bella serata questa. Sicuramente è una bella serata, soprattutto dopo i due anni del Covid che ci rincontriamo tutti insieme, perché diciamo, la famiglia Virtus si sta allargando e noi dobbiamo essere sempre riconoscenti a questa gente che ci dà una mano e nel cammino del campionato, è una cosa veramente molto importante. Ed è l'occasione sia per rivedere tanti amici, c'è anche Gianluca Di Marzio, no? Una bella serata, e poi è anche un segno di riconoscenza da parte della Virtus Francavilla a tante persone che aiutano il club. Assolutamente sì, perché diciamo, se non ci sono queste persone il club non può andare avanti come sta andando. Sono 7 anni che diciamo, siamo in Lega Pro. E grazie anche a questa gente che noi riusciamo ad andare avanti, e dunque va ringraziata. Poi Gianluca Di Marzio, non lo scopro io, è una persona veramente gradita in questa serata, molto importante. Presidente, l'ultima, non parliamo di calcio giocato, ma ti chiedo, Prestia, Foloruscio, Partipilo, oggi di questa Virtus c'è qualcuno che vedi possa fare questo salto? Sicuramente tutti e tre, però devo dire una cosa, se noi avevamo mantenuto questi giocatori potevamo puntare in alto. Comunque complimenti a loro, sono passati da Francavilla e noi siamo veramente contenti per loro. Siamo con Gianluca Di Marzio, l'ospite d'eccezione in questa serata di gala, no? A Francavilla il presidente Magri ha scelto proprio la massima espressione, forse il giornalismo sportivo. Ma io con il presidente ho un bellissimo rapporto, con la sua famiglia, poi conosco bene il mister, il direttore, quindi più che ospite mi sento a casa. Era tanto tempo che ci cercavo di organizzare una mia presenza qui e sono contento che sia arrivata anche la vittoria, perché insomma era un momento un po' particolare, quindi è una bella serata di festa. Poi io ho trovato anche tante persone che conoscevo, come Miceli, il papà è stato allenatore da mio padre, quindi è stato bello ritrovare degli sguardi comunque commossi, emozionati, insomma, quando incrocio persone che hanno lavorato magari con mio padre nella loro carriera, nella loro storia, o che hanno dei legami, è sempre un piacere. Gianluca, ci parli anche della Virtus Francavilla, modello per il calcio pugliese, per il calcio di Serie C, ma forse anche per l'Italia intera. Sì, e infatti mi stupisco spesso quando vedo che per due sconfitte scatta la delusione, l'amarezza. Evidentemente ci si è abituati anche molto bene o troppo bene, no? In realtà bisognerebbe rendersi conto che la Serie C è già un campionato molto molto complicato, ci sono squadre che investono milioni di euro da tanti anni e non riescono a vincere il campionato, e quindi se anche in un'annata che diciamo potrebbe non essere iniziata in maniera positiva si riesce comunque a essere a una debita distanza dalla zona a rischio, bisogna essere secondo me già soddisfatti. Poi il presidente è molto ambizioso e quindi sicuramente vuole sempre di più e non si accontenta di vedere la squadra vivacchiare, però ci sta anche dopo tutto quello che è stato fatto in questi anni, davvero anni strapositivi, ci può stare anche un'annata non particolarmente entusiasmante, ma sono convinto che con le sue strategie, con la bravura di Domenico Fracchiolla, col mister che in questa categoria credo che sia un mister di assoluta garanzia, la Virtus finirà meglio di come ha cominciato. Periodo di Natale, periodo di regali, di sorprese, è il periodo anche quasi del calciomercato, non ti chiediamo le ultime notizie, però ti chiediamo che tipo di mercato ti aspetti a gennaio, in tutte le categorie. Allora, non sarà un mercato facile, perché comunque, bisogna dire la verità, le società calcistiche in Italia, adesso magari questa è proprio un'eccezione perché il presidente è sempre molto oculato negli investimenti, ma le società italiane vivono un periodo di profondo rosso,
Tra l'altro in questi giorni devono anche pagare delle tasse che speravano di non pagare o di pagare in maniera più rateizzata, e quindi c'è un indice di liquidità che pesa nella possibilità di fare degli investimenti, e quindi ecco, non aspettiamoci un mercato di gennaio con chissà quali tipi di colpi, però tra prestiti, scambi, alla fine io spero che ci siano delle operazioni, perché io ho una trasmissione che dal 2 gennaio va in onda tutte le sere alle 23, e se non ci sono operazioni che vi racconto, quindi anche a fare degli scambi fateli, perché almeno la sera quando siete lì a casa sul divano con il camino che vi riscalda, io spero di divertirvi con un po' di notizie. Anche una rescissione, va bene tutto. Va bene tutto. Grazie bene. Gianluca, e buon grazie divertimento. A voi, tanti auguri di buone feste a tutti voi. Grazie, grazie Gianluca Di Marzio. Siamo con il mister della Virtus Francavilla, Antonio Calabro, a cui chiedo subito un bilancio di quello che è stato fino a qui il cammino della Virtus Francavilla, poi indipendentemente dai risultati, ma tornare a Francavilla, no? Chi l'avrebbe mai detto, forse? Ma è stata una sensazione bellissima per me, inaspettata, perché è successo tutto in maniera molto, molto veloce. Una cosa bellissima, un ritorno a casa, era come se non si fosse mai interrotto niente, è ovvio che il percorso è stato in suo di insidie, non ce l'aspettavamo, sapevo che sarebbe stato molto più difficile della prima mia esperienza a Francavilla, però non pensavo ci fossero così tante difficoltà, però abbiamo un'altra partita fondamentale per passare un Natale sereno. Ne abbiamo parlato anche in conferenza stampa, no? Abbiamo detto che Calabro si esalta nelle difficoltà. C'è stato un momento, una partita che ti ha fatto pensare a chi me l'ha fatta fare a tornare? No, mai, quello mai. Torno mai perché, ti ripeto, lo sapevo che sarebbe stato difficile. Sapevo che sarebbe stato molto più difficile rispetto alla prima esperienza. E quindi tutte queste difficoltà erano messe in previsione da me. E non ci sarà mai nessun rimpianto, anche perché è il posto dove ci sto meglio, è il posto che insieme siamo cresciuti, dai dilettanti, dall'eccellenza fino alla Serie C, è il posto che amo di più per lavorare, in cui mi trovo meglio. Come hai trovato la Virtus Francavilla cambiata, anche questo evento, no? Il presidente Magri ci tiene ai minimi particolari, anche a ringraziare chi contribuisce poi a tenere il club. Ma questo evento si faceva anche prima, ricordo bene che anche in quegli anni, soprattutto con dei professionisti, poi si è sempre ripetuto. La Virtus Francavilla non è che è cambiata, è un percorso che è da 7 anni che è in Serie C, e quando la prima esperienza per noi in Serie C, nei professionisti, era il nostro primo anno, tutto bello, tutto quello che veniva era tutto guadagnato. Oggi è ovvio che era una creatura completamente nuova, vergine, perché quando sali dai dilettanti e puoi costruirti la squadra da zero, e oggi è una società che ha 7 anni di esperienza alle spalle e che cerca di migliorarsi anno per anno. Visto che siamo a gennaio, i regali di Natale, si pensa già al mercato di gennaio, Calabro che cosa si aspetta? No, non mi aspetto niente, ho detto alla società, ma tanto è una cosa che ho fatto anche quest'estate, io devo fare allenatore in campo e alleno i giocatori che ci sono in campo, è ovvio che i miei pareri sicuramente, come è sempre successo, ci saranno, però io ci sono dei dirigenti competenti per fare il mercato. Ti strappo un'ultima battuta, Fracchiolla ha detto si proverà a ripartire dalle conferme di Mac e Di Marco, due giovani molto molto interessanti. Eccezionali, due sorprese anche per me, ma secondo me le sorprese non sono finite, perché stanno crescendo, anche Iesi sta crescendo molto bene, e queste sono le più grosse soddisfazioni per me e per la società. Siamo con il direttore generale della Virtus Francavilla, Domenico Fracchiolla, a cui chiedo subito un parere su questa prima parte, no, di campionato della Virtus Francavilla, oserei dire forse un pochino in ritardo sulla tabella di marcia, ma poi c'è tutto il tempo per recuperare. Ma sicuramente, secondo me lo dobbiamo dividere in due parti, quello che abbiamo fatto in casa, che secondo me è stato in linea con le previsioni, con le attese, perché
tutte le gare importanti che dovevamo vincere abbiamo vinte, come quella anche di ieri con la Viterbese, che era una gara difficile, una gara che valeva più di 3 punti in palio, e in trasferta dove non riusciamo a portare, non abbiamo vinto ancora una gara, e dove sicuramente dobbiamo migliorare il giorno di ritorno. E a proposito di programmazione, non si può non pensare che Domenico Fracchiolla, anche insieme al direttore tecnico Antonazzo, non abbiano già scovato, no? Qualcuno da poter portare in casa da Francavilla. Ci state già lavorando sul mercato? Secondo me sarà un mercato particolare, perché tante squadre come noi, Foggia, per esempio Avellino, Turris, ma anche in altri gironi, per esempio la Triestina o il Novara, che avevano le loro idee di fare qualcosa di meglio, non lo stanno facendo, e quindi vorranno cambiare tanto. Bisogna stare lì, aspettare e capire quali opportunità scegliere. Secondo me sarà un mercato che chi si sa muovere sicuramente si rinforzerà e prenderà delle opportunità interessanti. Direttore, hai portato a Francavilla 2 giovani che mi piacciono particolarmente tanto, Di Marco e Macca. Ci racconti un po' dal tuo punto di vista come si è presentata questa occasione di portarli alla nuova Red Arena? Ma sai, Di Marco è un ragazzo che col direttore Antonazzo avevamo già seguito durante la scorsa stagione insieme a Macca, però Di Marco è stato uno dei primi arrivi. Volevamo patrimonializzarlo, il Torino invece ce l'ha dato in prestito, ora capiremo a gennaio. Un ragazzo che secondo me è stato uno dei migliori elementi l'anno scorso nel campionato di primavera, chiaramente paragonabili a quelli che sono i giocatori da che possono andare in Serie C, perché è normale che ci sono dei giocatori nel campionato primavera che vanno in altre categorie. Mentre Mac è un giocatore che siamo riusciti nell'ultimo periodo, perché non era facile, un giocatore l'anno scorso ha fatto la prima parte a Chiavari con l'Entella e ha fatto 7 partite nei pro, dopo è andato in prestito al Genova e ha giocato sempre, il diritto di scatto era altissimo, quello del Genova, e quindi noi non volevamo prenderlo in prestito secco, infatti l'abbiamo preso in prestito con un diritto di riscatto e controriscatto alle nostre cifre, quindi è stata un'operazione che alla fine abbiamo dovuto fare in tempi lunghi proprio perché bisognava lavorare con l'Entella. Poi c'era in ballo anche l'operazione Cardoselli, con un altro giocatore che secondo me ha delle potenzialità, un ragazzo di 24 anni, un ragazzo che ancora può fare tanto, le volevamo mettere insieme e quindi poi siamo arrivati all'ultimo giorno. Sono 2 giocatori sono di grande prospettiva, di futuro, giocatori diversi, perché Macca è un giocatore di qualità, un palleggiatore, un ragazzo molto intelligente, mentre Di Marco è un giocatore di gamba, di forza. Adesso vedremo nel mercato di gennaio se riusciamo a cambiare il loro status con noi, vediamo, sicuramente partiremo di là, il nostro mercato partirà da Macca e Di Marco, che proveremo a patrimonializzarli.